Potrebbe diventare un servizio. Oddio, così suona potrebbe, un po' male. Potrebbe diventare... Sembra quasi un servizio gigolo. Toda la noche. Ciao cacciondi, oggi siamo qui nella nostra rubrica di Cotabon Friends con Davide Remiero. Ciao. Che è un bravissimo musicista. Prima, mentre stavo montando tutta l'attrezzatura fotografica, ha suonato un paio di pezzi di jazz. Se volete, non so, chiamarlo a suonare nel vostro locale. Quello assolutamente. Rarissimo trovare locali che fanno. Metteremo qua adesso tipo la striscetta col suo numero telefonico. Ci posso far chiamare, anzi far digitare pagina in sovrimpressione. Cliccate qui per contrattazioni. Esatto. Se vedete questo video vuol dire che siamo sopravvissuti al coronavirus. Come la vivi tu, Davide, dal punto di vista di taxista? La zona rossa, vabbè, niente, si va a lavorare, si lavora un po' meno del solito, anzi parecchio meno del solito, e niente, suono al posteggio. Ti lavi le mani prima di suonare? Beh, oddio, sì, ogni tanto, di base la pausa caffè o bagno eccetera vuol dire anche lavarsi le mani. Beh, quindi ti magari lavi più spesso le mani? Si fa una pausa in più del solito, anche perché poi, diciamo, se ha anche un filo di tempo in più del solito, quindi diciamo ci si ferma una volta di più, magari non si prende il caffè ma si va a lavarsi le mani. Ah, ok, ok. Diciamo, qua il metro di distanza è molto difficile da tenerlo, o li metto nel bagagliaio oppure facciamo fatica, però sì, appunto, si pulisce la macchina, cioè si tiene magari un po' più pulita del solito, ci si lava le mani e non si sputacchia sui clienti, diciamo. Ascolta, qual è la tua musica tipo preferita? Oh, io vado a giornate, vado molto a giornate, sono un po' lunatico. Ogni tanto probabilmente i clienti penseranno che li torturo, perché c'è la giornata in cui magari metto solo jazz, la giornata in cui metto solo classica, la giornata in cui metto cantautori, ogni tanto metto qualcosa di estemporaneo, non so, tipo Zappa, Mike Patton, personaggi un po' eclettici che in quei casi forse i clienti non godono sempre. I primi tempi, adesso io ho iniziato poi da relativamente poco, nel senso un annetto che lavoro, poco più. I primi tempi ero molto cauto, mettevo cose un po' lounge, che potessero essere quasi da ascensore. Sì, sì, sì. Se si abbasso mi chiedono, no, ma non mi dava fastidio, lasci pure un po' più alto. Quindi metti anche musica carica, tipo rock? Sì, non esagero lì, diciamo. Allora lanciamo la sfida di oggi e fare la serenata. Serenata, come la possiamo chiamare? Serenata Cotabon, tipo. Che va a comprare tu chiami il taxi con Taxi Click. E poi ti arriva la serenata. Che tu non te l'aspetti. Oppure potrebbe diventare un servizio. Oddio, così suona potrebbe, un po' male. Potrebbe diventare... Sembra quasi un servizio gigolo. Sì, questo. No, però tipo, sai, non so, la serenata, chiami, arrivi in macchina con il taxi. Si può aggiungere tra le varie cose, il taxi con serenata. Taxi con serenata, ecco. Taxi con serenata Cotabon. Una cosa originale, tipo farete il boom il 14 febbraio. Giusto. Anche l'8 marzo, domenica, potrebbe solo che secondo me è un po' più lì, sarebbe secondo me di approfittare del taxi con gigolò l'8 marzo effettivamente. Col taxi con spogliarello secondo me è meglio. Sai che figo, tipo prenota una corsia, la destinazione, poi e la canzone. Poi la canzone, c'è la... Vuoi il cantante? Vuoi il musicista? Puoi proporre a quelli dell'app di fare che tra le varie opzioni poi dopo ti si apre il menu a tendina con la playlist. Sì, con il repertorio tipo. Però deve esserci anche il listino per ogni canzone. Il listino, esatto. Il listino, no, perché poi fai pagare un po' di più. No, infatti, tipo 10, non so,
le 10 canzoni più suonate dentro il taxi, tipo, dopo diventa la playlist. Wow, questa è bellissima. Sì, perché dopo appunto le 10 canzoni più cliccate, Besame Mucho, poi c'è, non so, che altra canzone romantica lì possiamo mettere in italiano, in inglese, non so. Ci siamo, assolutamente, bisogna poi... Starà a noi aggiornare il repertorio. Eh sì, a seconda delle richieste. Secondo me effettivamente però il reggaeton era molto richiesto. La nostra missione di oggi sarà fare la serenata a una ragazza. O come direbbe un mio amico, a una cocca. A una cocca. Che poi lui urla, vede le ragazze e fa cocca. Immagino faccia colpo immediatamente. Sono tutte tipo ragazze di 12 anni che sicuramente la nostra serenata non la capiranno. Come ti chiami? Carolina. Partiamo con un pezzo che abbiamo fatto così proprio estemporaneo. Dai. I want to be fun, pensame. Ah, subito. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame. Sei emozionata, di la verità. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Hey, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bravo, eh? Sai cosa ci mancano i fiori? Per finire la conquista. Effettivamente. Quelli mi mancano. In macchina non se li ho. Fino al ghitalele ci arrivavo. Grazie. Sì, prossima volta. Grazie Carolina. Figurati, grazie a voi. Spero ti sia piaciuta la serenata. Certo. Certo. Apprezzatissimo. Effettivamente anche lì era, i sintomi erano un raffreddore, chissà. Chissà. Stephen King in realtà. Vi ricordiamo che se state guardando questo video vuol dire che siamo sopravvissuti alla pandemia del coronavirus. Oddio, se lo stanno guardando loro non è detto che noi siamo sopravvissuti. Magari fra 200 anni qualcuno troverà questa macchina fotografica buttata lì così e dirà esatto. Cosa c'è qua dentro? Dai che guardiamo, e c'è il video. E c'è la serenata. La serenata. Così magari, sai, potrebbe diventare una sorta, guarda cosa facevano gli uomini del 2020, le serenate in macchina, ma che strano. E diranno, che strano servizio taxi, ma chi lo forniva? Cotavo. Ciao. Ciao. E qui, quindi raccontaci un po' cosa si fa qui. Ah, questo è il polo tecnico, quindi grazie ad Ale e a Carlo niente, vengono montate le varie civette, i tassametri e vengono impostati i tablet, insomma quando c'è bisogno di qualcosa veniamo qua, ci danno assistenza.
correggetemi se sbaglio. No, no, hai detto benissimo, guarda. Proprio così. Cosa sta facendo qua? Ah, questo qui non è niente che vedere. Cos'è? Sto provando di aggiustare un trincia fogli. Ale, tra l'altro, musicista anche lui. Ah, sì? Ale, cosa suoni? Batteria, sto iniziando la chitarra un po'. Me la cavo meglio con la batteria. Dai. Ma suoni con Davide? O ti piacerebbe iniziare a suonare con Davide? Allora, può anche fare ogni tanto, volendo, perché no? Grazie Davide, grazie del grazie giro. Mi sono divertito un sacco, speriamo di suonare magari insieme, perché no? Facciamo il gruppo Cotavo, adesso facciamo tutto Marchetto Cotavo. Ci sta. Grazie ancora. Grazie a te. È stato un piacerone.